Ma io credo che, credo che quello che sta accadendo in questi giorni con le lezioni dei membri della Corte Costituzionale e del CSM racconti delle grandi difficoltà che particolarmente i grandi partiti stanno affrontando in questa stagione. Alla fine il partito di maggioranza relativo sembra essere sempre quello dei franchi tiratori e, e, e questo la dice lunga eh, sulla tenuta anche eh, reale del Partito Democratico e di Matteo Renzi. Il fatto che non si riesca a eleggere una figura... Anche voglio dire, insomma, rilevante come la figura di Luciano Violante perché Matteo Renzi ha troppi franchi tiratori all'interno del Partito Democratico, la dice lunga insomma su questo unanimismo un di facciata che noi viviamo ma che poi nella quotidianità del partito non c'è e che di fatto pagano gli italiani.